Buongiorno, oggi salirò al Monte Ubione con partenza da Clanezzo e poi il tratto di rientro lungo la ciclabile della Val Brembana. E come sempre, godetevi il video. Dopo il primo pezzo, con una buona pendenza, si raggiunge lì sotto un tratto invece pianeggiante dove si può riprendere fiato, perché poi c'è l'ultimo pezzo che anche questo ha una buona pendenza per arrivare su al Monte Ubione, che circa in un'ora ci si arriva, però sale bello deciso, soprattutto questo tratto su sentiero sempre ben segnalato, senza nessuna difficoltà, a parte il fiatone. Sono arrivato dopo un'ora circa al rifugio Monte Ubione. Riprendo un attimo fiato e poi vi faccio vedere l'interno del rifugio e poi per continuare il mio giro salirò di sopra che c'è la croce e proseguo. A dopo. Come descritto qui il bivacco è chiuso, però all'interno ci sono due tavoli, un lavandino, lì c'è un piano cottura in muratura, molto bello l'interno, tutto in legno, mentre fuori ci sono zone picnic con molti tavoli, panche. Qui sopra invece c'è dove penso mettono i rifornimenti, gli attrezzi. Qui c'è il carrello che porta giù i viveri, i rifornimenti, perché qua viene utilizzato spesso anche per delle feste. E qui si va su alla croce, dove anche qui c'è una zona con tavoli. E qui la croce in piedi sto pezzo, però io l'ho fatto in discesa.
sono arrivato alla cornamarcia. Ecco la croce. Cielo velato, il sole si fa attendere. Il panorama però è bellissimo. Di qua al Brembana e qua sotto la Valimagna. Sono arrivato al Monte Ubiale, questo è quello che indica la vetta, che poi è una sommità della montagna, però è stato costruito questo muro di sassi e alcuni sono anche belli in bilico, perché guardate questo, chi l'ha costruito diciamo che è stato bravo. Ecco, dalla cornamarcia seguite sempre questi bolli qua, ci sono un paio di sentieri che deviano a destra e a sinistra, voi proseguite diritti e arrivate al Monte Ubiale. Volendo potete scendere da lì, che è il giro che volevo fare io, però è presto, allora torno indietro un pezzo, l'allungo un attimino e vediamo com'è il giro. Ok, qui è dove ero prima, io sono passato diritto di là, dove avevo dimenticato il cartello, sono arrivato al Monte Ubiale, volendo potevo scendere e poi in direzione verso Ubiale, Sedrina e tornare alla macchina. Visto che presto allora sono tornato indietro e qua ho visto che c'è un sentiero che praticamente scende un po' e aggira la montagna che dovevo salire io prima. E niente, vediamo un po' com'è, se riesco a perdermi. Aiaiai, adesso devo capire come girare queste piante, perché c'è stato un intervento importante. Guardate qua che disboscamento. Allora, al Monte Ubiale proseguite diritti, non fate il giro che ho fatto io, se magari volete farlo, perché quello che sto facendo adesso sono riuscito a riprenderlo aggirando parecchi alberi caduti, alcuni tagliati, e sono dovuto scendere parecchio per poi risalire e rintraprendere il sentiero. Adesso mi sono imbattuto in questa grotta e non sapevo neanche dell'esistenza. Ho visto che si riesce a entrare appena appena, quindi una curiosata gliela do, senza esagerare naturalmente. Non si vedrà niente. Niente, si arriva a un certo punto, poi chissà che non prosegue. Poi non avevo luce abbastanza, non si vedeva un granché. Sono arrivato al bivio del sentiero che avrei dovuto fare. Io sono arrivato da lì, invece sarei dovuto scendere da qui, e adesso riprendo il mio itinerario programmato, e cioè scendo fino a Sedrina per prendere la ciclabile dalla Val Brembana e rientrare a Clanezzo. Qui sarà tutto un zig zag, quindi ci vediamo dopo.
sono quasi arrivato alla civiltà, da come si può sentire dal rumore dei mezzi pesanti. Là sotto si vede la strada che passa, io dovrò attraversare e poi prendere la ciclabile. Quindi ci vediamo lungo la ciclabile. Ad un certo punto c'è una galleria, quando avete intrapreso la strada tenete la destra e passa su questo percorso. Allora, adesso io vado dall'altra parte del fiume per poi poter andare a mangiare, perché se sto da questa parte, che c'è pure un sentiero da fare anche se non so com'è, però più sotto qua c'è un sentiero che porta ancora a Clanezzo, però non so com'è, e comunque io faccio questa perché devo andare a mangiare. Di qua non c'è niente, di là c'è Serina, mi fermerò a mangiare a Serina e niente, proseguo lungo la ciclabile, che sono sicuro che quella è percorribile. Allora, ho faticato un po' a capire dove scendere qua sulla ciclabile, però qui sopra, lì c'è una galleria, si passa lì in mezzo al paese, attraversato un ponte qua sopra, qua, e poi si scende. Qui si può salire per entrare nel paese di Serina. Io vado a mangiare, ci vediamo dopo. Eccomi ritornato dopo la pausa pranzo. Proseguo lungo la ciclabile della Val Brembana. Questo pezzo io l'ho fatto con la mountain bike l'estate scorsa, potete trovare il video nel canale, e vi consiglio di mettervi qualcosa sopra, una felpa, una giacchetta, qualcosa, perché attraversando queste gallerie fa parecchio freddo e dopo aver mangiato non è un granché. Io stamattina ero su là, ho fatto tutto il giro e poi sono sceso. Mannaggia, l'ho fatta grossa. Poco dietro, dove avete visto il cartello sul muro di un edificio Clanezzo, lì c'era un ponte. E secondo Komoot, che è quello che uso io a pianificare i percorsi, si poteva attraversare, e invece no, è chiuso. Praticamente io un'ora fa ero dall'altra parte di questo ponte che non si può attraversare. Oggi il video finisce in macchina perché non ho trovato una location migliore per fare la conclusione del video. Purtroppo, a causa della chiusura del ponte che balla, che c'è qua vicino Clanezzo, ho dovuto allungare di 4, anche quasi 5 km la camminata, perché
non c'era alternativa, o tornavo indietro e mi rifacevo il giro al contrario, che erano circa 17-18 km. Se no dovevo andare avanti, quindi sono andato avanti. Il giro è bello, l'unica cosa che è lungo, perché c'è questo problema che poi si potrebbe ovviare, perché una volta attraversato il ponte che poi ho preso dove c'è la ciclabile, lì c'è un sentiero giù basso, però non so se prosegue, se è fattibile, non fattibile, quindi l'unica soluzione era questa. Peccato, perché è un bel giro, però da rifare con un po' più di forma. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, schiacciate il tasto rosso, il tasto rosso, il tasto rosso, il tasto rosso, il tasto rosso.